E invece aspetti più personali, tipo il carisma, tipo l'attitudine, anche la leadership, queste cose sono importanti, si possono nascondere con invece delle capacità tecniche, assurde, o sono indispensabili anche queste cose? Beh, comunicare per un direttore è fondamentale. Quindi un direttore che può essere anche un bravissimo musicista, ma non ha l'attitudine alla comunicazione, probabilmente non otterrà, dei grandissimi risultati. È difficile però anche qua, sapere in che cosa consista la capacità di comunicare. È la stessa cosa come sapere che cosa sia il talento. È molto difficile Non è che un qualcosa uno, di tangibile no, o non si può misurabile, misurare. Talvolta faccio gli esperimenti addirittura durante le prove, sono quasi un po' esoterici, si può dire, nel senso che talvolta penso quello che vorrei cambiare senza dirlo e vedo se poi una risposta c'è una effettiva? risposta e la risposta effettivamente viene. Da cosa dipenda, molto difficile dirlo, mi chiedo sempre se è qualcosa che effettivamente passa in qualche modo, oppure se la mia attitudine, il mio atteggiamento, che cambia quando cambia il mio pensiero e di conseguenza cambia anche il risultato. Automaticamente, volontariamente in qualche modo, no? Può essere influenzato dal tuo stesso Questi sono, dico, pensiero. questi sono i misteri Certo. della comunicazione. Però quello che stavi dicendo di fatto esiste, cioè una comunicazione costante fra il direttore e il suo complesso, no? Qualcosa che si deve instaurare, che magari con gli anni si solidifica. Sicuramente ci sono dei meccanismi che si automatizzano. Chiaro, quando si lavora per lungo tempo insieme, sì, certe cose diventano automatiche, però non sono per sempre. Quegli automatismi lì, basta cambiare la persona davanti e si disfano dalla sera alla mattina. Quindi, Equilibri fragili sì, anche. no, sono legati proprio a una collaborazione per quella persona e quel gruppo, che se poi cambia, nel senso se cambia uno dei due elementi, automaticamente cambia anche il tipo di risposta. Per questo un direttore, quando va come direttore ospite da qualche parte, riesce a dare un'impronta molto velocemente ha una propria impronta a un altro organico, perché effettivamente talvolta bastano pochi minuti, Si può instaurare o meno, no? Un rapporto di collaborazione, sì, d'intesa, ecco, intesa una collaborazione. cambia molto, molto velocemente questa cosa qua. Si può dire che c'è sicuramente poi appunto l'impronta che una persona può dare o lasciare su un complesso, però è sempre legato al fatto che sia presente.